gioco il nostro ryokan. È l'abitazione tipica giapponese dove ci sono i tavoli bassi. Non c'è una camera da letto, nel senso che verso sera arriverà il personale e sdraierà due futon a terra. A Miyajima ci siamo concessi una serata tutta giapponese, anche per quanto riguarda il cibo. Ovviamente noi occidentali ci allontaniamo tantissimo da quello che è la tradizione culinaria, però quantomeno ci vogliamo provare. Buon appetito! Ecco che cosa ci hanno portato in questo ryokan. Eccezionale. Do you want me to take picture of you? Prego! Questa è una delle esperienze che dovete fare assolutamente, proprio perché fare una vacanza in Giappone significa anche utilizzare e vivere quelli che sono i loro usi e costumi locali. Questa è una tipica camera da letto. Loro dormono con il futon, questi letti molto bassi composti da due materassini, e poi c'è un angolo dove si può prendere il tè prima di andare a dormire. Anche questa giornata è stata ricca di emozioni, soprattutto su quest'isola fantastica che è Miyajima. Ci sono tantissimi misteri che coprono quest'isola di fascino, però ora è giunto il momento di sognarli, quindi vado a dormire e vi auguro una buonanotte.